Ciao a tutti, ho girato questo video tipo 5 volte, quindi spero che questa sia l'ultima. Ho avuto alcuni problemi con la registrazione, il formato. Spero che questa si vede, vada tutto bene, insomma, l'audio non sia sfasato, eccetera. Ultimamente sto facendo un po' di video parlati, video tag oppure video sui viaggi, e questo perché c'è una zanzara. Com'è possibile? Sarà uscendo, spero. Sto facendo molti video parlati perché devo dire che mi fa molto più piacere leggere i commenti che lasciate sotto i video in cui parlo di qualcosa, perché ovviamente nei tutorial mi ringraziate, magari mi fate qualche domanda, però diciamo che non c'è proprio possibilità di creare un dialogo su qualche argomento, cosa che invece accade con i video tag o con i video parlati in generale. Quindi ecco, diciamo che mi fa molto più piacere instaurare un dialogo di questo tipo, quindi è il motivo per cui sto facendo un po' di video parlati. Anche se devo dire che ho guardato ultimamente un po' i miei video passati e ho visto che effettivamente i video tutorial hanno un numero di visualizzazioni che non è nemmeno paragonabile agli altri video. Però vabbè, insomma, non è una cosa che faccio per le visualizzazioni, quindi va bene così. E però ho avuto questa idea, finalmente ho capito come funzionano i sottotitoli su YouTube, cioè se ho capito bene bisogna scriverli manualmente. Ho trovato un software su un sito su cui appunto tu li scrivi, però questo software è molto comodo per sincronizzarli. La sincronizzazione, che era la parte che mi spaventava un po' di più, è rapidissima. Cioè molto più rapida della trascrizione effettiva, quindi ho cominciato appunto a trascrivere alcuni tutorial. Finora ne ho realizzati solo due di trascrizioni, del tutorial sul capriccio e quello invece sugli orecchini ad anello con la decorazione a spirale di cotone cerato. E poi YouTube lo può tradurre automaticamente in tantissime lingue, quindi visto che spesso trovo appunto delle domande da persone straniere, spero che questo sia un po' utile. In effetti lo dico a voi che mi capite, non ha molto senso, però vabbè, volevo dirvi che ho cominciato un po' adesso appena avrò un po' di tempo aggiungerò altre trascrizioni e spero che appunto questo dia un valore aggiunto al mio canale. Ho deciso di fare questo video tag, che è un video tag molto carino secondo me, sono sicura che l'avrete già visto in giro, e ho deciso di rispondere utilizzando titoli di libri, nel senso che la risposta non è data tanto dal libro in sé, dal contenuto di tutto il libro, ma la risposta è costituita semplicemente dal titolo, così magari anche chi non l'ha letto riesce a capire la mia risposta. Non li ho tutti qui perché un paio di libri che ho usato come risposta non li ho comprati, uno mi è stato prestato e l'altro mi è stato regalato, quindi non lo metterò perché lo caricherò direttamente, però ecco, vabbè, non vi posso far vedere questi libri. E niente, direi di cominciare, che già dopo 3 minuti e passati così, direi che è il caso di cominciare con le domande. Sei maschio o femmina? La risposta a questa domanda mi viene data da un libro famosissimo di Louisa May Alcott, Piccole donne, che mi fornisce la risposta anche alla seconda domanda. Descriviti, non è una domanda in realtà, una ragazza fuori moda, un romanzo molto meno famoso, e anche per un motivo, oserei dire, non così bello. Cosa provano le persone quando stanno con te? Dino Buzzati, La boutique del mistero. Descrivi la tua relazione precedente. Jean-Luc Nancy, Mama, non mama. Descrivi la tua relazione attuale. Una domanda che secondo me è molto discriminatoria e antipatica, ma io vado fiera della mia risposta, che è Italo Calvino, Il cavaliere inesistente, un libro meraviglioso, nel caso non l'abbiate letto, cioè mi è piaciuto molto. Dove vorresti trovarti? Qui ho una doppia risposta, sono due libri di un'autrice che io amo molto, credo
sicuramente l'autrice di cui ho letto più libri in assoluto è un'autrice per ragazzi e bambini in realtà, non so se ne ho già parlato, diciamo che è la ragione per cui ho amato la lettura, ed è Bianca Pizzorno. Veramente, secondo me poi alcuni suoi libri che ha scritto non sono neanche per ragazzi, cioè per esempio La bambina era francese, dal mio punto di vista non lo è, cioè può essere benissimo letta anche da un adulto, anzi, probabilmente un adulto la comprenderebbe meglio, vabbè, insomma, non divaghiamo, potrei parlare, ho fatto in parte la mia tesi delle superiori, la tesina delle superiori, dell'esame di Stato su questo argomento, quindi potrei parlare a lungo, ma non è questo il momento. Quindi, e dove vorrei trovarmi? Bianca Pizzorno, Sulle tracce del sole scomparso, oppure La casa sull'albero. È bellissimo, queste vecchie edizioni, quanta nostalgia, 11.000 lire. Bei tempi. Allora, come ti senti nei riguardi dell'amore? Ecco qua, non ho il libro. David Nichols, Un giorno. Come descriveresti la tua vita? Diego De Silva, Non avevo capito niente. Questa non è, diciamo, mi è piaciuto tanto come libro. Cosa chiederesti se avessi a disposizione un solo desiderio? Zoran Zivkovic, 6 biblioteche. Di qualcosa di saggio. Mario Calabresi, La fortuna non esiste. Questo libro mi è piaciuto molto. Questo è Mario, se vi interessa. Mi è piaciuto molto. Poi io tendo ad associare spesso anche ad ogni libro il momento in cui l'ho letto, la situazione in cui l'ho letto. E questo è associato per forza al viaggio in treno, in cui l'ho cominciato e l'ho finito, un viaggio che ho fatto da sola e di ritorno dalle vacanze su un intercity scassato. E vabbè, ovviamente l'ho letto molto rapidamente perché la situazione lo imponeva, però mi è piaciuto molto. Tra l'altro non so se è una cosa che succede solo a me, cioè io quando leggo, di solito quando mi piace un libro lo leggo molto rapidamente, e quando lo leggo molto rapidamente mi capita di non ricordarmi più bene dopo poco tempo quello che ho letto. Cioè io non ho praticamente ricordi di questo libro, anche se so che mi è piaciuto molto. È come se non fossi riuscita bene ad assimilarlo. Ed è una cosa abbastanza triste, diciamo. Cioè mi ricordo che questa è una serie di racconti, che è appunto di storie vere, che di persone che l'autore ha incontrato, l'autore che è un giornalista, credo che sia ambientato tutto negli Stati Uniti, o comunque buona parte sono storie di persone americane. E insomma, boh, non lo so, è solo un mio problema, spero di no, mi consolerebbe. Una musica. La grammatica è una canzone dolce. Eric Orsenna. Ma forse, non so che è francese lui, sì. Eric Orsenna, forse. Chi o cosa temi? Stieg Larsson, Uomini che odiano le donne. Un libro tra l'altro crudissimo, io probabilmente l'avrete letto perché è molto famoso, ma credo il libro, intanto mi appoggio sulla mia figlia, il libro più crudo che abbia mai letto. Veramente mi ha abbastanza, non dico scioccato, ma cioè certe cose descritte in un libro fanno quasi più impressione che non viste in un film, secondo me, ed è stato questo il caso. Un rimpianto, Strane creature, Tracy Chevalier, e sono sicura che anche lei non si pronuncerà così. Come si pronuncia? Perché io ho sempre detto Tracy Chevalier, ma è nata a Washington, quindi non saprei. Un consiglio per chi è più giovane, in realtà questo non è solo un consiglio per chi è più giovane, per me è un consiglio universale, anzi diciamo per tutte le persone di sesso femminile. La verità è che non ti piace abbastanza. Greg Berendt, Liz Truchillo. Questa è l'edizione che hanno fatto dopo l'uscita del film, no? Che di solito a me non piacciono molto quelle con le foto degli attori. È un libro, cioè, veramente per me sembra una scemata, no? Cioè, ma per qualcuno forse lo è. Ma è stato illuminante dal mio punto di vista. Non dico che sia diventata la mia Bibbia, non sono così blasfema,
Però davvero, cioè, sarei curiosa di sapere se qualcuno, qualche ragazza l'ha letto, se c'è qualcuno che è appunto in disaccordo, perché secondo me proprio, cioè, ci hanno preso, ma in pieno. E ovviamente il film non è la stessa cosa, questo è un manuale. E il film invece ovviamente è una storia che in parte tradisce anche gli insegnamenti del manuale, quindi però bello, carino. E c'è Jennifer Aniston che a me piace molto. Da evitare accuratamente, Stefania Cecchetti, sì, i mostri nel mio frigorifero. Questo è sempre un manualetto e è carino come lettura. In realtà non è allarmista come sembra, dal titolo, nel senso che se qualcuno ha già qualche conoscenza nell'argomento dell'alimentazione biologico, queste cose, può trovarlo addirittura troppo. Non dico buonista, però diciamo che si nota che c'è stato il contributo di Coop Lombardia per la stesura del libro, nel senso che poi alla fine, cioè, sono sottolineati alcuni aspetti negativi, appunto per quanto riguarda i cibi che ci vendono al supermercato, però poi sembra quasi che vada tutto bene. Invece, secondo me non è così, comunque se... A volte è chiaro che se uno non conosce bene l'argomento, magari da qualcosa di troppo catastrofico può venire sopraffatto e quindi può essere tutto controproducente. Però in questo caso, secondo me, veramente un pizzico di allarmismo in più, non guastava. Comunque, vabbè, se volete, sapere qualcosa di più di questo argomento e non ne sapete niente, dà degli spunti interessanti. Bene, finalmente ho finito, spero che di riuscire a pubblicare questo video, così posso mettere via questa pila di libri, che ormai da un po' di tempo che va avanti e indietro da una parte all'altra della mia cameretta. Niente, mi sa che ora mi toccherà andare a dormire, purtroppo. E niente, fatemi sapere se vi interessa ancora che io faccia altri video parlati e mi piacerebbe molto vedere le vostre risposte perché veramente mi piace proprio tanto questo libro e questo video tag, a parte che ti fa un po' non dico scervellare, però è molto più divertente trovare risposte che siano in titoli di libri che non inventarsele da zero o poter usare le proprie parole e poi così si scoprono anche dei libri, cioè è molto carino come cosa. Quindi niente, ormai ho detto tutto, buonanotte, buona giornata.